Carissimi appassionati di ciclismo, siamo in Trentino, precisamente a Borgo Valsugana, per raccontarvi le fasi più importanti e avvincenti di questo nuovo appuntamento con il ciclismo giovanile. La società organizzatrice, Associazione Coppa d'Oro di Borgo, in primo piano con un programma intenso e impegnativo. Ben 5 gare, tutte dedicate alle categorie esordienti e allievi. Elena Salvi. Presidente Segnana, 2 giorni a Borgo Valsugana non saranno solamente una gara ciclistica, ma anche e soprattutto una festa popolare, una festa per tutto il ciclismo, per chi ci viene a trovare da tutta Italia, per chi ci viene a trovare anche dall'estero e per chi viene a vedere la corsa proprio come appassionato. Quindi appuntamento a domani? Appuntamento assolutamente a domani. Domani si inizierà presto, 13:30, con la gara femminile delle donne allieve e quindi si proseguirà dalle 16 con le gare riservate agli esordienti. Spettacolo quindi con un programma di gara unico e frizzante, come frizzante è il clima che si respira da queste parti. Rispetto per il territorio, sicurezza del percorso, ospitalità, buon umore accompagnano da sempre questa manifestazione. Insomma, Borgo Valsugana, come giustamente precedentemente sottolineato, oltre che un importante evento agonistico, sarà sicuramente una grande festa. Vi aspettiamo numerosi quindi domani a Borgo in Piazza De Gasperi dopo la classica presentazione delle formazioni presenti con partenza alle ore 13:30 in punto, la 13ª edizione della Coppa Rosa. La categoria impegnata è quella delle donne allieve. Italia Ciclismo, Pianeta Giovani, Video Jenny e ciclismo.info insieme per darvi un prodotto di grande qualità. A domani!